Ciao, eccoci con il consueto appuntamento settimanale relativo alla tattica di gioco. Significa che anche questa settimana abbiamo preso un video dal canale YouTube Tennis Troll Channel, che ringrazio, e lo abbiamo analizzato dal punto di vista tattico per cercare di capire cosa viene fatto in maniera corretta, cosa viene fatto in maniera sbagliata. E per trovare delle soluzioni tattiche da applicare in campo. Sono giocatori amatoriali, di circolo, classici da quarta categoria, massimo terza categoria nostri, e ci sono degli spunti veramente interessanti. E se anche tu hai piacere di ricevere un'analisi tattica di un qualche tuo match, di un qualche tuo punto, beh, spediscimi pure il video a info@giocaratennis.it, che lo guarderò con piacere e realizzeremo un video giusto per condividerlo e renderlo utile a tutti. Ad ogni modo ti invito ad iscriverti al nostro canale YouTube se non l'hai ancora fatto. Qui in basso a destra c'è il pulsante e ti ricordo di cliccare sulla campanella delle notifiche per ricevere un messaggio ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. Se poi hai piacere di rimanere aggiornato sui contributi che pubblichiamo nel nostro sito giocaratennis.it e che riserviamo ai nostri iscritti, beh, allora ti invito ad iscriverti alla nostra newsletter. C'è il link qui in alto a destra se ci stai guardando nel nostro canale YouTube, oppure clicca nel link presente nella biografia, nel nostro profilo Instagram o pagina Facebook. Ma andiamo subito a vedere il match. Primo punto, anzi 0-15, vediamo servizio, risposta tagliata, back lungo, avversario fuori dal campo, palla corta, tac, palla corta, vediamo, no, fuori. Ecco, riguardiamo un attimo questo punto. Ecco, quando noi giochiamo così corto e l'avversario ci gioca una palla corta, dovremmo essere un pochettino più decisi e risolutivi, perché a giocare sempre lungo c'è il rischio di tirarla fuori, però insomma ci sta. 15 pari. Bella risposta, dai, dai. No, rete. Classico, rivediamo un attimo anche questo punto che può essere utile per capire come andare a giocare la palla corta. E, servizio, eccolo qui. L'avversario risponde, il ragazzo, questo qui con la maglia blu, risponde in diagonale. Questo ragazzo qui in basso con la maglia verde gioca un back, anzi una palla corta. Ecco, guardate la situazione in questo momento. Cioè, il ragazzo con la maglia blu che sta correndo in avanti e recuperando la palla corta. Il ragazzo con la maglia verde che si trova a tre quarti campo. Ci sono varie possibilità: giocarla contro palla corta, giocare la palla nel campo vuoto qui. Invece, dove la gioca? Lunga e riceve un pallonetto. Poi, vabbè, ci sta nell'errore sullo smash. Però, in quei casi lì, giocare lungo non è sempre la soluzione ideale, soprattutto cercando il contropiede. Meglio giocare una contropalla corta o nel campo libero, se no la mettiamo comoda al nostro avversario che di sicuro ci alza un pallonetto. Vediamo 30-15, vediamo cosa succede. Scambio di rovescio. Ok, palla fuori, ci sta. 40-15. Dai, dai, un po' più lungo. Invece, vedete che è sempre corta la palla, rimbalza a metà campo, ragazzi, palla corta e vincente. Ecco, riguardiamo un attimo questo punto. Su un servizio del genere, che insomma non è così forte, ecco, non possiamo rispondere a un quarto campo. Dobbiamo rispondere almeno a tre quarti campo con una risposta un pochettino più forte, se no il nostro avversario inizia a farci correre. Vedete anche questa qua, questa palla qui, giocata da ragazzo con la maglia blu, è corta. Ragazzo con la maglia verde ha sempre il controllo dello scambio. E al momento opportuno gioca la palla corta, vincente. Quindi dovremmo cercare di tirare almeno un pochettino più lungo, soprattutto contro avversari così regolari. Cambio di servizio, vediamo cosa succede. Dai, spingi. Palla corta. Ok.
Anche in questo caso qui, vedete che il ragazzo, questo con la maglia blu, spinge una palla un pochettino più lunga, riceve una palla un po' più corta, sceglie giustamente di giocare una palla corta. Vedete che il ragazzo con la maglia verde qui in fondo è preso un po' di sorpresa, però eccola qui. Guardate la situazione. Il ragazzo con la maglia blu è praticamente a metà campo, quindi verrebbe fregato sia sul lungolinea sia sulla diagonale. Infatti, cosa succede? Lasciando libero il lungolinea, l'altro arriva e gioca un passante vincente perché il ragazzo con la maglia blu qui gioca una volée a rete. Fosse stato un pochettino più avanti, il punto l'avrebbe vinto. Vediamo un altro punto. Bella risposta lunga, no, questa rete no, ecco, questo qua dobbiamo, questi sono gli errori non forzati che dobbiamo evitare, cioè su una palla del genere, centrale, lenta, dobbiamo cercare di caricare, spingere per prendere il comando del gioco, però vabbè dai, ogni tanto ci sta, capita a tutti. 0-30, vediamo. Dai, spingi, sì, spingi. Spingi, ecco, torna indietro, spingi, spingi, palla corta, vediamo cosa succede. Ecco, vabbè, rivediamolo solo un attimo per cercare di capire un po'. Ecco, qui il ragazzo con la maglia blu gioca una palla corta, molto interessante, no, te rivediamo un attimo prima, eh. Ecco, gran rovescio lungolinea, botta del ragazzo con la maglia blu. L'altro risponde, eccola qui, a tre quarti campo. Come prima, qua dobbiamo cercare di prendere il comando del gioco. Vedete che il ragazzo qui in fondo si trova ben distante dalla riga di fondo. Ma cosa succede? Il ragazzo con la maglia blu gioca una palla che rimbalza a metà campo, ritorna indietro, quindi l'altro ci arriva comodo. E lo ributta indietro. Poi palla corta. Ecco qui, in questi casi, dopo una palla corta dobbiamo cercare di vincere il punto subito con un vincente. Quindi o giochiamo veramente un pallonetto tanto alto, oppure possiamo giocare nel campo libero qui. Fare un pallonetto millimetrico rischia di farci fare degli scambi in più. Però vabbè, ha vinto il punto, ci sta. Vediamo quest'altro punto. Dai. Scambio di rovescio. Dai, spingi. È cortino. Spingi. Sì, bravissimo. Oh, questo è un punto che merita di essere rivisto. Riguardiamolo un attimo. Servizio. Ecco. Sulla risposta corta del nostro avversario, qui dobbiamo entrare col dritto e spingere in diagonale, con un comunque dritto potente vincente. Invece cosa succede? La palla rimbalza a un quarto campo. L'avversario ci arriva comodamente e cosa fa? Eccoci qua. Ci ributta indietro. Vedete che il ragazzo qui fa 3-4 passi dietro la riga di fondo campo. Poi riesce a giocare un bel rovescio lungolinea. Ecco qua. Da qui spinge sul lungolinea, vediamo col dritto, anche qui palla centrale, vedete che su questo dritto qui spinge col rovescio lungolinea, riceve una palla centrale a metà campo, spinge, però la palla rimbalza sempre centrale e corta, quindi l'altro è già pronto con un bel dritto in back. E ce la ributta in diagonale. Fortunatamente è una palla corta e il ragazzo, ecco, qui gioca un gran rovescio in diagonale profondo, butta l'avversario fuori dal campo e vince il punto. Quindi ci ha messo un pochettino per giocare una palla risolutiva vincente in diagonale, però è questo il concetto. Quando siamo qui, dobbiamo
dobbiamo prendere una diagonale, possibilmente mandare l'avversario fuori dal campo, evitare di giocare sempre centrale, è comodo. 30 pari, vediamo l'ultimo punto. Dai. Sì. Magari sei corto. Infatti, ecco là che ti ributta indietro. Vai a rete, schiaccia. No. Vai a rete, vai a rete. No. Ti ributta indietro. Vai a rete, vai a rete. No, niente. Dai, dai. Dai, su. È un po' centrale. L'altro non sbaglia una palla. Bravissimo. Qua onore al ragazzo questo qui con la maglia blu che ha tenuto un sacco lo scambio. Riguardiamolo un attimo. Eccolo qua. Andiamo un pochettino prima. Allora, servizio, ok. Ecco qua, qua guardate cosa succede. Il ragazzo con la maglia verde gioca uno slice di dritto a uscire. Qui il ragazzo con la maglia blu poteva usare un po' di più. Infatti, cosa fa? Gioca una palla centrale, comoda a metà campo, rischiosa, e viene ributtato indietro dall'avversario. Gioca una bella palla alta, poteva scendere a rete per giocare uno smash, ma ha preferito aspettare. Forse ha fatto bene perché comunque la palla dell'avversario era bella lunga. Gioca un'altra palla alta centrale, idem palla alta, con pazienza rigioca una palla centrale. Qui cosa succede? Ecco, l'altro gioca una palla un pochettino più corta, il ragazzo con la maglia blu decide di anticipare, quindi palla un po' più corta, anticipo, spingo, spinge sul lungolinea. Ecco, qui poteva fare un pochettino di più. Guardiamo un attimo la situazione. Il ragazzo con ecco qui, con la maglia blu attacca. Guardate la situazione. Il ragazzo con la maglia blu si trova a tre quarti campo, palla abbastanza comoda. Il ragazzo con la maglia verde si trova sul lato sinistro dello schermo, 2 metri dietro la riga di fondo. E cosa fa questo ragazzo? Ecco, cerca di ributtare fuori l'avversario, giustamente, per carità, però con una palla un pochettino lenta. L'altro arriva, anche qui palla un po' troppo centrale, poteva spingere un po' di più, visto che era tre quarti campo. Poi, per carità, si inventa una palla corta vincente, lode alla pazienza, però su quelle palle a tre quarti campo possiamo spingere un po' di più l'avversario verso l'esterno, giocare una palla più veloce, se no c'è il rischio di dover fare veramente tanti scambi. Vediamo quest'altro punto. Palla corta, scendo a rete. E buona. Bravissimo, ottima copertura. Vediamo un altro punto. Eccolo qua, scendo a rete, fuori. Qua bisogna essere un pochettino più decisi a chiudere la palla, eh. Appoggiare quando siamo a rete non è il massimo. Vai, bravo, dai, spingi, spingi. Sei ancora un po' corta, eccola qua. Ti ributta indietro, palla corta? No. Ti ributta indietro, mi sa che adesso ti gioca. Ecco, ti tiene là. Dai. Su, attacca, attacca, attacca. Eccola, guarda che ti frega con la palla corta. No, te la gioca in diagonale. E adesso. Vabbè, ok. Vinto il punto. Anche questo punto merita un attimo di essere rivisto. Ecco qui, vediamo un ragazzo con la maglia blu che cerca di far muovere l'altro, però sono tutte palle che rimbalzano a metà campo, troppo corte, e quindi l'altro, per quanto riusciamo a farlo spostare, ci arriva sempre e ci ributta indietro. Ok, vedete che anche qui
Siamo addirittura a tre quarti campo, la palla rimbalza a metà, l'avversario è veramente fuori dal campo e giochiamo una palla corta, tenuta probabilmente per paura di sbagliare. E l'avversario cosa fa? Ci arriva comodo e ci butta indietro. Guardate dove si trova adesso, è fuori dallo schermo, il ragazzo con la maglia blu. Cioè prima era a metà campo, poteva attaccare e adesso si trova dietro la riga di fondo campo. Comunque ha giocato un gran recupero, l'altro inizia a farlo spostare, quindi adesso è il ragazzo con la maglia verde che ha il controllo dello scambio. Poi per fortuna vabbè, la tira a rete, però anche qui l'importanza riguarda il costruire il punto e a metà campo essere veramente incisivi. Vediamo adesso, risposta un po' cortina, dai, qua. Bravo, ottimo a chiudere la volea, ha recuperato un punto che era probabilmente perso. Vedete che sempre questi scambi corti non fanno muovere l'avversario, non ci fa togliere il tempo. Dai, anche questo è corto, tiro e butta indietro. Vediamo come la gestisci. Tiro e butta indietro anche con questo rovescio. Bravo, scendi a rete. Smescia, smescia, smescia. No, rete. Vediamo. L'altra recupera. Fuori. Ok, riguardiamo un attimo questo punto. Ok, vedete che gli scambi sono abbastanza corti. Ecco, su una palla del genere, situazione classica che abbiamo visto anche prima. Ragazzo con la maglia blu si trova a tre quarti campo, ragazzo con la maglia verde in un lato del campo, ma dietro la riga di fondo. Qui dovremmo cercare di attaccare con una certa velocità e profondità, invece gioco una palla a metà campo. Guardate cosa succede adesso. Eccolo qua. Il ragazzo con la maglia blu da tre quarti campo si ritrova un metro dietro la riga di fondo. Riesce però a tenerla lontana, lunga, vedete che viene ributtato indietro dal rovescio dell'avversario. Palla alta, ecco. Dopo una palla alta di questo tipo, possiamo scendere a rete e giocare lo smash. Vediamo che l'avversario, ecco, magari cambiando anche mano, mi sa, gioca un pallonetto, ecco, qua dobbiamo chiudere lo smash. Qua l'ha chiuso sulla rete. E quindi l'avversario ci ributta indietro e abbiamo sbagliato il punto. Cioè, in queste situazioni qui va benissimo dopo un pallonetto o comunque una palla alta, vedete? Ecco, una palla di questo genere va benissimo scendere a rete per togliere tempo all'avversario, però dobbiamo essere molto più decisi lì a chiudere lo smash. Quindi quando giochiamo contro avversari regolaristi che alzano la palla, che la tagliano. Quando riceviamo la palla qui a metà campo, dobbiamo essere decisi e giocare il vincente, perché se giochiamo titubanti, piazzando la palla, c'è il rischio di rimettergliela comoda e lui ci fa correre.